Questa è la soluzione proposta dal MIUR, la barretta in posizione di equilibrio e l'ampiezza di oscillazione A. Senza la resistenza R tra i poli A e B, nel circuito non circola corrente, infatti abbiamo visto che c'è solo un accumulo di cariche con una generazione di una differenza di potenziale alternata tra A e B. C'è solo la forza elastica sulla barretta, mentre invece quando circolerà anche la corrente, dopo aver messo la resistenza tra i poli A e B, sulla barretta, come abbiamo visto, ci sarà anche una seconda forza, cioè la forza frenante magnetica tipo attrito viscoso, proporzionale alla velocità della barretta. Dunque, senza la resistenza, cioè con il circuito aperto tra A e B, c'è solo la forza elastica e la barretta si muove di modo armonico e questa è l'equazione del modo armonico, x uguale a coseno di omega t, che rappresenta questo moto oscillante di ampiezza A e pulsazione omega, cioè frequenza 50 Hz. Proprio ricordando l'espressione del periodo, 2π greco radice di m su k, e invertendo la formula per trovare la frequenza, poi imponendo che questa frequenza sia 50 Hz, si ricava la costante elastica, che corrisponde al valore che abbiamo trovato noi, cioè 19,7 newton al centimetro. Poi si scrive la legge di Faraday-Neumann-Lenz, che è questa, in cui la forza elettromotrice indotta è uguale alla rapidità di variazione del flusso magnetico, variazione di flusso attraverso la superficie delimitata dal circuito. Questo flusso magnetico si calcola, come abbiamo visto, moltiplicando il campo B per l'area del circuito e poi derivando rispetto al tempo la sua espressione. Per trovare la rapidità di variazione di questo flusso, si ottiene la formula che abbiamo visto, forza elettromagnetica uguale meno BLV, essendo x punto la velocità con cui, istantanea con cui si muove la barretta. Il valore massimo di questa forza elettromagnetica si ottiene per la massima velocità in modulo. Sostituendo l'espressione del moto armonico oscillante al posto di x e poi derivando rispetto al tempo, viene fuori questa formula, dove la velocità, cioè la derivata della posizione, è descritta da una funzione seno, che quindi la velocità assume il massimo valore quando questo seno fa 1. E quindi, sostituendo i valori, si ottiene la massima forza elettromotrice al momento in cui la barretta passa per il centro, quindi con la massima velocità, e questo valore è BL2πFA, che fa 94 millivolt, più o meno, come trovato anche nei video precedenti. Quindi si collega la resistenza R e si fa passare la corrente elettrica nel circuito. Per la legge di Ohm generalizzata, la corrente elettrica si può calcolare con questa formula, for la femme diviso la resistenza totale del circuito, che poi in pratica corrisponde soltanto con la resistenza che è stata inserita fra i poli A e B, essendo quella del circuito magari considerata trascurabile. Grazie a questa corrente elettrica che adesso scorre nella barretta, la barretta subisce la forza che abbiamo chiamato di Faraday, essendo immersa nel campo B esterno. L'effetto è quello di una forza frenante che ha sempre verso opposto alla velocità della barretta. Dunque adesso si è aggiunta una seconda forza, oltre alla forza elastica, che è questa forza di resistenza di tipo viscoso e il moto risultante è un moto armonico smorzato. Anche la DDP tra i poli A e B avrà un andamento smorzato come mostrato in questa figura. Passa poi al bilancio energetico in cui la forza magnetica, cioè la forza frenante che agisce sulla barretta, fa un lavoro negativo, essendo sempre opposta alla velocità. L'energia cinetica della barretta diminuisce, la velocità anche, e diminuisce anche la forza elettromotrice che è proporzionale alla velocità della barretta. L'avevamo visto prima, infatti, che la forza elettromotrice è proporzionale a x punto, la velocità istantanea della barretta. Quindi la FEM indotta diminuisce e alla fine la barretta si ferma e la FEM si annulla. Il calcolo della potenza, cioè il lavoro fatto al secondo dalla forza frenante F, è questo calcolo qui che abbiamo fatto anche noi, forza per velocità, la forza è la forza magnetica ILB per la velocità. E il risultato è uguale alla potenza dissipata per effetto Joule,
dalla resistenza. Infatti, la potenza dissipata per effetto Joule è la FEM per la corrente, ma la FEM abbiamo visto prima che è ILB, cioè no, la FEM è LBV, come avevamo visto qui, la FEM è, a parte il segno, BLV. Dunque l'energia dissipata al secondo dalla resistenza R coincide con il lavoro resistente negativo fatto dalla forza frenante al secondo. Dunque il generatore non funziona in modo ideale, ma limita per effetto Joule l'energia inizialmente fornita alla barretta, senza violare il principio di conservazione dell'energia.